direi di lasciare gli unici due oggetti che ho nell'inventario. Ora, se mi spara la fumacchia rossa nel viso, io non lo so, mi metto le mutande in testa e urlo in un cuscino. Salve ragazzi e bentornati al nuovo episodio di ODT, anzi buonasera. Abbiamo affrontato la prima parte del primo livello, adesso siamo in questa specie di dungeon di cui non mi ricordo bene che cosa ci aspetta. E buono, vediamo dove ci porterà la vita, perché lo scopriremo solo vivendo. Rex, non ti sei cambiato la maglia, sei un sudicio o un tilavi? No, sto registrando più episodi di fila, considerando che durante la settimana c'ho da fare. Eccoci qua, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio. Avviciniamo un pochino il microfonio. Dunque, lì c'è la porta che riconduce indietro, però considerando che le pareti sono identiche da questo lato della mappa, preferirei prima guardare cosa c'è da questa parte. Equipaggiamo subito la munizione blu, che me ne ha dato un sacco tra l'altro nello scorso episodio. Tiriamo su un po' di mana e un po' di salute, perché mi sa che qui ci saranno i carcerieri che ci rompiranno un po' l'esca. Non sono carcerieri, ma sono le torrette. Permesso? Pium pium, vai. Bisogna calcolare bene il tempo, perché comunque ha un po' di cooldown tra un colpo e l'altro, in cui uno si può avvicinare. E cosa cavolo c'è laggiù? Questo corridoio buio con i topi mi piace quanto una cover dei Maneskin. Ok, c'è una leva. Una leva e un... e un Buddha? Ma sta roba dove porta? È in una parte piena di punte con un incantesimo lassù. Si è... quindi? Ah, ok. Credevo fosse una cosa a tempo, invece è un affare che va in là, ma poi torna indietro. Torna indietro, dai, dimmi che torna indietro, perché sennò veramente qui facciamo notte. Torna indietro. Sì, sì, ok, torna indietro. Va buono, allora io devo andare lì al... vabbè, se hai capito quel che devo fare, non c'è bisogno che lo commento, però nel senso, mi aiutava a me. Ok, potenza corazza raccolto. Questo non... Ah, ecco, c'era la fregatura. No, non ho bestia, bestia, animale, sudicio. La telecamera ti mette in condizioni di non capire come gestire il salto. Che bastardata. Eh no, volevi... vai, falla tornare indietro e poi ributta in avanti. Comunque almeno adesso so di che cosa mi aspetta, però che cavolo. No, 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 madonna. Reminiscenze, cioè cose del terzo livello, no, del secondo livello. L'ospedale dei robot, che io premevo in avanti il salto e si incastrava nella leva, cioè ritirava la leva. Sembrano passati secoli dall'inizio del secondo livello, sul serio, mi sembrano passati secoli. Sarà che il terzo livello mi ha fatto diventare vecchio. Nonché molto più acido nei confronti della vita stessa. Ok, adesso non mi freghi più. Sì, è... ah, ok. E adesso? Ok. No, vabbè, l'ho mancata. Ma se tipo io ci rimonto sopra, mi fa lo scherzetto? No, ok, va bene. Riequipaggiamo il blu. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Vediamo un po' cosa... ah, ecco, questa era la prigione del capitano Namath. Sì. Sì. Questa era la prigione, vedi? Scusa, nella prigione ci sono delle munizioni e lui non le ha prese. Vabbè. Comunque, nel filmatino si vede loro due che attraversano questo corridoio e si apre un buco per terra.
dove, e c'era qualcuno che spiava da una grata da qualche parte. C'era tipo il notaio. Vabbè, a parte che non avrebbe fatto molta strada il capitano Lamat, perché comunque è arrivato lì in fondo e c'era il corridoio pieno di punte, quindi sarebbe tornato indietro, avrebbe fatto il giro da un'altra parte probabilmente. Qui c'è la porta. Questo si rompe, però se si rompe vuol dire che qua su c'è qualcosa da prendere? No. C'era un checkpoint point nascosto. Dove andiamo di qua? Abbiamo fatto il giretto girellino. Cioè, quel punto lì serviva soltanto per vedere la prigione del capitano Lamat. Ottimo. E recuperare un altro po' di munizioni, anche se quelle grigie io non ci faccio niente. Non le potevano abolire in fase di progettazione, quelle munizioni lì. No. Dov'era? Che tu anche guarda... Ci avevo guardato, giuro, non l'avevo visto. Oh, un'altra bottiglia di gas, ne dovrebbero mancare solo due, vediamo. Se c'è ragione vinco 5 euro. Dov'è il gas? 3, ho sbagliato, offro una pizza a tutti. Vieni. Ottimo. Dove andiamo di qua? Ok, le scale. Prendere le scale in discesa è sempre un rischio, perché non ti fa vedere se c'è una trappola o meno, quindi è sempre meglio saltarle. Dunque, qua mi sa che ci siamo arrivati da questa parte. E qui è dove siamo arrivati nello scorso episodio. Sì, esatto. Però io, se non mi ricordo male, qui in giro da qualche parte c'è un pezzo dello Psychei. Mi ricordo proprio una parte con dell'acqua. Però non mi ricordo dove minchia sta. Niente ragazzi, io ho controllato ogni centimetro quadrato di quella parte lì e non ho trovato niente. Non ho trovato nessun nascondiglio, niente da rompere. Niente ragazzi, a questo punto i misteri sono due. Dove cavolo è questo Psychei che non lo riesco a trovare? E l'altro è quella leva che in teoria dovrei prenderla per ficcarla nel corpo senza leva, che sta dalla parte di là. Effettivamente, c'è una leva da raccogliere qua in giro? Cioè, la risposta è sì, perché io mi ricordo le ere che furono ere fa, che ho raccolto un pezzo di leva per ficcarla nel meccanismo, per poi poterla tirare. Vediamo un po' se qui conteneva qualcosa di importante. Vai giù. Assolutamente no. Allora, per esempio, allora, qui c'è: aiutami a liberare 4 prigionieri, ti prego. Sì, qui c'è il prigioniero che abbiamo liberato prima. Prima, vabbè, all'inizio di questo livello, che ci chiede di salvare 4 prigionieri e va in su per quella scala. Oddio, il glitch grafico è diventato tutto nero. Questa parte, quella grata lì si rompe. Allora, probabilmente non devo cercare lo Psychei dove ero prima, perché quella parte lì, se non ricordo male, la si raggiunge verso la fine del livello. Vabbè, proviamo. Mal che vada, io comunque, anche se non dovessi più tornare indietro, mal che vada comunque io c'ho il teletrasporto, quindi mi può buttare indietro al salvataggio. Ah, giusto, qua c'è un mini boss da sconfiggere, perché questa, siamo entrati ufficialmente in una delle parti più maledette di questo livello. Adesso vi spiego. Un po' di benzina. Tra i vari misteri che compongono ODT abbiamo golem di pietra, abbiamo robot, abbiamo un sarcofago egizio in una prigione. E qua praticamente ci sono una lunga serie di oggetti da raccogliere, perché sono veramente tanti. E qua abbiamo un dipinto.
Questo dipinto sembra raccontare una storia. A me me ne racconta un'altra. Di sopra ci sono delle piattaforme su cui ci vanno posati questi oggetti. Allora, vediamo due uomini che portano un quadrato di pietra, sembra. Un bue che porta un triangolo di pietra. Mentre il cancello si chiude alle mie spalle, dicevo, un semicerchio di pietra portato da due persone e un animale. Un pezzo del Tetris portato da due bestie. E un rettangolo di pietra portato da una persona sola. Ma poi il discorso cambia. Perché gli oggetti, alcuni oggetti poi, man mano, in altre ho l'inventario pieno. Da qui a quel disegno che è su quella parete, al disegno che è su quella parete laggiù, la posizione degli oggetti cambia. Tipo qui c'è il triangolo di pietra portato da quattro persone. E poi io vorrei tanto sapere, ma una bestia quanto pesa? Perché guarda, lì c'è il triangolo di pietra portato da una bestia. E lì c'è il triangolo di pietra portato da quattro persone. Quindi in teoria quattro persone sono l'equivalente del peso di una bestia. Però qui abbiamo il mezzo, il semicerchio, una bestia e due persone. Qui una bestia e due persone. Qui una bestia e due persone. Questo è un elemento comune a tutte e tre. Però a me non mi aiuta a capire cosa devo posare sulla piattaforma di sopra. Intanto liberiamo un po' di spazio perché altrimenti non posso raccogliere gli oggetti. Questo lo droppo qua perché tanto non ci faccio nulla. Poi, minchia, avevo ancora il incantesimo di terra e il Buddha. Ok, siamo al massimo con la corazza e quasi al massimo con l'arma, ragazzi. Quindi con i potenziamenti siamo quasi al top. Poi, oggetto raccolto. Sì, prendiamo tutta sta roba che ci serve. Non farmi tornare di sotto, per favore. Sì, ok. Apriamo il sarcofago perché altrimenti la chiave non la prendiamo. E qua c'è questo simpatico personaggio pseudo trasparente. Lo facciamo fuori in un baleno. Se mi... ecco, se mi entrava magari nel menu degli incantesimi. Dai, schianta per me. Droppami la chiave, grazie. Chiave piccola. Inventario pieno. Ecco. Allora, apriti settimo. Riprendiamo questo oggetto. Torniamo indietro. Andiamo di sopra, equipaggiamo il blu. Ora vi faccio vedere perché è veramente una cosa da... dovrebbe essere un enigma, però. Chi è lei? Intanto salutiamo Hans di Portal Games che mi ha appena whatsappato. E salutiamo anche... e salutiamo anche Simone di Giuda che mi chiede se farò mai un video riguardante il multiplayer di The Last of Us. Io il multiplayer di The Last of Us l'ho provato giusto un paio di volte, ma io sono totalmente negato con gli FPS su console, proprio perché non mi riesce a giocarci. Io sono più da mouse e tastiera se si tratta di FPS. Quindi diciamo che qualche vittoria io l'ho fatta nel multiplayer, però diciamo che io purtroppo rappresento l'elemento che fa perdere la squadra. No, non ci so giocare agli FPS su console, ragazzi, mi dispiace. E poi non capisco gli altri come facciano a essere così precisi come cecchini craftando le Molotov e lanciandole addosso quando io gli tiro Molotov, granate, gli tiro di tutto e non gli faccio niente. Cioè gli tolgo al massimo 10 di vita. Vabbè ragazzi, torniamo a ODT. Ho saltato un paio di buchi come avete potuto vedere. E qua abbiamo un'altra zona con un carceriere. Per ottenere il peso ideale devi lasciare due oggetti. Sì, madonna. E là. Olè.
Bottiglia di gas, adesso me ne manca due. Adesso me ne manca una. Una bottiglia di gas e power up. Un inventario pieno. Madonna, sto inventario pieno. Ve l'avevo detto che lo riempivo. A questo giro, ragazzi, ve l'avevo detto che lo riempivo. Ok, vi spiego. Devo lasciare due oggetti su queste piattaforme. Ora, il problema qual è? Che se questi due oggetti io metto quelli sbagliati, mi arriva proprio un peto nel muso, proprio una fumacchia rossa che mi fa malissimo. E continuerò a subire danni ogni volta che sbaglierò. Ora, io qui c'ho un triangolo di legno, che ce l'ho, l'ho raccolto prima, è una cosa che sembra tipo una sedia. La sedia dov'era? Non c'era neanche disegnata nel disegno di sotto. E non ho raccolto niente che assomiglia a una sedia. Per esempio, qui c'è una sedia e quello che sembra appunto il semicerchio. Il semicerchio di pietra. Vediamo, il semicerchio di pietra. E infatti questo l'ha preso. L'unica cosa che mi viene in mente a questo punto, dato che ho tre rettangoli di legno. Non è un triangolo, cioè non deve essere per questo allora. Ecco, ok, meno male. E questo? Cioè il triangolo, quindi? E quello. No, eccoci. Come non detto, visto? E quindi? Che facciamo? Due triangoli? No. Non sono due triangoli. Mi mancano degli oggetti. Niente, si torna indietro. Si va dall'altra parte a recuperare gli oggetti mancanti. E ho ufficialmente finito di nuovo le munizioni blu. Quindi voglio vedere adesso come facciamo a far fuori i carcerati. I carcerieri, sì, i carcerati. I carcerati non li devo uccidere, poverini. Salteschi, oddio. No. No. Pensavo mi buttasse di sotto. Vieni. Droppami qualcosa. No, niente. Ha detto scansati. Eccoci qua. Allora, queste sono le prigioni che dobbiamo aprire. Qua abbiamo un rettangolo di pietra che non ho. E una sedia. No, ok. Non, due rettangoli di pietra non li prende. Proviamo a metterci sopra il triangolo. Sì, ok. Allora, o il triangolo o il rettangolo di legno rappresenta la sedia. Però, dato che lì c'è un rettangolo di pietra e ci ho messo sopra un rettangolo di legno, mi viene da pensare che la sedia sia il triangolo di legno. Che casino ingarbugliato, ma vi rendete conto? Non è neanche geometria logica. Non esiste geometria logica, però, nel senso, l'ho inventata io. Che ha detto? Sarei potuto scappare anch'io? Ma vaffanculo, io ti ci lascio qui allora. Proviamo. Cos'è? Chi è che si lamenta? Vieni. Vai, costolette di tartaruga. Già che ci assomiglia una tartaruga ninja lui qui. Comunque, riproviamoci. Allora, questa volta c'ho un triangolo e un... No, aiaiaiaiaieschi, aiaione. Mi ha fatto malissimo. Ok, io ci ho messo sopra il triangolo e il rettangolo. Le uniche due cose che ho nell'inventario, il triangolo e il rettangolo, e mi sono preso una fumacchiata rossa nel viso. E ho finito la mana, ho finito la salute, ho finito tutto. Dove devo andare adesso? Voglio un pod di salvataggio. Che fai? Non ci arrivi? Invece sì. Ah, mori. Dai, mi stai facendo sprecare. Ah, ma è incendiario. Come se... Allora, aspetta. C'ha un manganello incendiario questo. Questi c'hanno il manganello incendiario. Mi ha droppato adesso un quadrato di pietra. Ottimo. Perché io so un quadrato di pietra quanto pesa. Se pesa 4 persone e 2 bestie, per esempio. Giusto? Vabbè, se non altro lo stunno, quindi
Posso... Un altro. Posso usare tranquillamente per modo di dire, perché sto finendo anche le munizioni verdi. Sto finendo anche quelle rosse. Sto finendo... Mi rimane quella grigia. Un checka point? No. Ah, ok, qua ci troviamo di nuovo il nostro amico, sì. E c'è libera dei prigionieri. Allora, lui non lo devo uccidere perché mi sgancia la chiave per aprire quel cancello lì. Però io devo liberare assolutamente gli altri prigionieri. Quindi si va da questa parte, c'è un pezzo qui di strada che non ho ancora esplorato. Esatto, tipo in questo punto qui. No, non lo becco. Non lo becco mai nella vita così. Vai su. Dicevo, devo fare attenzione perché c'è una parte in cui mi devo appendere. E se mi attaccano, io poi cado nel vuoto. Allora, qua mi ha dato un altro quadrato di pietra, su, mi immagino. Allora, lì c'è... Allora, lì c'è un semicerchio di pietra che non ho. È un... Scusa, proviamo così. No, ok. E col triangolo? No, assolutamente. Guarda quanta vita mi ha tolto, praticamente. Due di questi? Ah! Quindi il semicerchio corrisponde al quadrato? E il rettangolo è un quadrato? Io, ragazzi, se avete capito... Come cavolo va interpretato questo enigma? Vi prego, io sono, non lo so, 10 anni che cerco di capirlo. Sicuramente c'entra qualcosa relativo al peso delle bestie e delle persone, ma se io... Ma se l'unica cosa che mi dice è di sganciare due oggetti... Grazie per l'aiuto. Prego, prego. Mi dice solo di sganciare due oggetti, ma non mi dice... Non ti dà... delle indicazioni sul peso o che so io. Devo tornare alla prima stanza, che adesso ho il quadrato, quello di pietra lì. Eccolo, vedi che mi aspettava al varco. Oh, ok, adesso c'ho, dovrei avere tutti gli oggetti. Ecco, sì, avevo visto qualcosa, però era un power up grigio. Ma perché mi dà la roba inutile? Potenza grigia, tanto anche al massimo, non fa niente. Non danneggia gli avversari, non. Dov'è? È inutile. Sì. Deve lasciare due oggetti per il peso ideale. Aia. Oh, ok. Trial and error a manetta proprio. Ma non c'è mai un cavolo dentro queste celle comunque, eh? Non so se ci avete fatto caso. Questo ci ringrazia perché l'abbiamo liberato. Sì, cucci cucci, paracucci. Torniamo indietro. Schissimo. Questo si chiama colon. Apriti sesamo. Settimo. Nonavo. Direi di lasciare gli unici due oggetti che ho nell'inventario. Ora, se mi spara la fumacchia rossa nel viso, io non lo so. Mi metto le mutande in testa e urlo in un cuscino. Sarà anche l'ora che tu faccia qualcosa di utile, però non ti dice quale porta ti ha sbloccato. Te la devi immaginare, come al solito. Ottimo, proseguiamo. No. Ok, è meno male che ci avevo sempre un po' di mana. Questo ma non sgancia niente, ma mai, proprio mai. Non toccarlo. Ok. Ah, ok, no, non c'è il carcerato qua dentro. Avevo paura di entrarci con lo scudo, perché se lo bruciavo dopo, quell'altro giustamente si arrabbiava perché non l'ho salvati tutti e dopo mi attaccava. Ho recuperato la chiave per aprire la porta.
Ecco, abbiamo liberato l'ultimo prigioniero, ragazzi. Progressi, proseguiamo. Libero finalmente, grazie. Prego, prego. Però io sto malissimo, ragazzi. Non so se vedete in basso. Salute, mana. E qua ci salutiamo perché... perché veramente... siamo in una situazione abbastanza marrone. Ottimo, amico. Adesso sono liberi. Che mi sganci? Beh, ecco, beccati questo. Sembra una minaccia, però, così, Che mi ha droppato? Ah, un incantesimo. Ma non mi dava la chiave. Ah, no, la chiave l'ho appena raccolta per... niente, ho confuso... ho confuso le... vabbè. Le... incantesimo? Non ho letto, ragazzi. Sono troppo preso da quello che sta per accadere. Perché sta per accadere una cosa brutta, se non ricordo male. E niente, questo... avete sentito anche voi? Ma... è il rumore di una porta che si apre, quella. Ah, ah, ecco, mi sembrava strano. È il file audio del cancello che si, che è partito in anticipo. Dicevo, vedete lì c'è una bella freccetta verde, Allora tu dici, vabbè, andiamo avanti. Invece no, perché adesso arrivano i carcerieri e ti fanno... manzare in tre. Ed eccoci qua. Bene, ragazzi, io direi che anche per questo episodio è tutto. Siamo senza nessun oggetto nella lista. Quindi siamo senza munizioni, senza niente praticamente. Ci hanno depredato di qualsiasi cosa. E noi dobbiamo riuscire a salvarci da questa situazione con tutta quella vita lì, quella mana, senza munizioni, contando soltanto sui cazzotti. Ragazzi, anche per questo episodio è tutto. E noi ci becchiamo alla prossima.